intanto fa piacere a me, anche a nome del Presidente della Regione, essere qui oggi a Cefalù, che è stato e continua a essere uno dei punti di maggiore riferimento per la sanità della Sicilia occidentale. Ricorderà chi ci ascolta che il Governo della Regione ha adottato tra i primi suoi atti un atto di indirizzo che aveva come obiettivo quello di dare nuova linfa e nuova vita alla Fondazione Giglio di Cefalù. Devo fare i complimenti al nuovo Presidente, che nelle nuove funzioni anche di Direttore Generale sta imprimendo la giusta spinta per far sì che questa struttura possa diventare di riferimento di un'area importante del nostro territorio. Da parte del Governo della Regione c'è e ci sarà sempre il desiderio di sostenere tutte queste belle eccellenze della nostra sanità, che ci fanno poter dire che nei prossimi anni abbiamo tanto da lavorare, ma dei punti di partenza importanti che vanno valorizzati. La Fondazione guarda anche alla sanità, all'ospedale 4.0, la Regione è pronta? Beh, la Regione sta facendo tanto in punto di innovazione, la digitalizzazione attraverso il piano della sanità digitale è uno dei punti importanti. Io che cerco di seguire un po' tutto quello che accade in Sicilia, vado spesso sulla pagina Facebook della Fondazione Giglio, ne seguo gli aggiornamenti e vedo anche i commenti dei cittadini. Mettere assieme attraverso i nuovi strumenti di comunicazione il desiderio dei cittadini e la capacità dei professionisti è un punto di qualità importante che deve essere esportato in tutta la Sicilia. Possiamo dire che questo modello, il modello della Fondazione Giglio, è un modello vigente e da poter realizzare anche altrove. Tra i reparti di eccellenza qui all'interno il punto nascita, e possiamo dire che il punto nascita resterà aperto a Cefalù? Beh, questo lo dobbiamo dire al Comitato del Percorso Nascita Nazionale. La Regione Siciliana ha fatto quello che doveva, e cioè ha chiesto una deroga per alcuni punti nascita. Proprio oggi si riunisce il Comitato Nazionale del Percorso Nascita. Il mio auspicio è che si voglia dare la possibilità a chi si è organizzato sul territorio di raccogliere i frutti. Però dobbiamo dirlo anche ai cittadini, alle istituzioni, agli enti locali. È facile dire che un punto nascita è messo non in condizioni di poter proseguire, ma se c'è una rete del territorio, se questa rete del territorio coinvolge le amministrazioni locali, dovremmo anche chiederci perché un punto nascita non raggiunge i 500 parti. Ed allora probabilmente metterci tutti attorno a un tavolo, istituzioni regionali, istituzioni locali, il mondo del territorio, per poter difendere ciò che di buono abbiamo. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, abbiamo chiesto al Ministero più tempo per dare a Cefalù la possibilità di non perdere il suo punto nascita.